Oggi siamo noi, stiamo raccontando ancora una volta l'Italia dell'accoglienza, della solidarietà, del volontariato, ma parlando di tutto questo non possiamo fare a meno, e lo diciamo con il dolore che sta vivendo chi di quest'Italia fa parte, non possiamo non parlare di un altro tema, quello della corruzione, del malaffare, il veleno del dio denaro, per rimanere in sintonia con le espressioni di Papa Francesco, un veleno che di fatto ha intossicato anni, negli ultimi anni anche il mondo del terzo settore. Come dimostrano ad esempio le indagini su Mafia Capitale, l'intreccio sempre più, ahimè, consistente tra politica, affaristi e responsabili di cooperative sociali. Allora, con noi al tavolo di Siamo Noi c'è Giuseppe Guerini, presidente di Feder Solidarietà Confcooperative. Naturalmente le diamo il benvenuto. Grazie, Allora, grazie. il 18 e il 19 giugno scorso, trentennale della prima assemblea di Feder Solidarietà, avete riunito più di 1.000 cooperatori con due parole, no? Al centro del dibattito. Le parole sono solidarietà da un lato, ma anche legalità dall'altro. Allora io le richiedo da dove, le chiedo questo, da dove si riparte dopo Mafia Capitale? Beh, per fortuna si riparte dalle storie straordinarie di migliaia e migliaia di cooperatori che ogni giorno, quotidianamente, nelle comunità locali realizzano servizi molto importanti, vicino alle persone, con il sostegno delle persone che sono portatori di bisogno. Quindi si riparte da lì e dalla necessità di distinguere i comportamenti della cooperazione sociale autentica, che sono la maggior parte, da quelli di un manipolo di corrotti e di corruttori che ha avvelenato, come diceva giustamente lei nell'introduzione, questo mondo. Quindi bisogna partire dall'autenticità cooperativa, dalla origine solidaristica delle nostre imprese. Nascono per realizzare l'interesse di una comunità, non l'interesse di qualcuno in specifico. E ovviamente da questo punto di vista il tema della legalità per noi parte proprio dalla capacità di essere coerenti con la missione che la legge del 1991 ha attribuito alle cooperative sociali, cioè perseguire l'interesse della comunità locale. Però, come dire, per fare tutto questo occorre anche fare un'analisi di quello che è accaduto. Allora io le chiedo, come è stato possibile che quell'intreccio di cui parlavo, no, abbia in qualche modo travolto anche gli argini etici del nostro mondo, del mondo del terzo settore? Beh, la prima risposta sta nell'avidità, no? Lo dice spesso anche il Papa, no? Che questa economia dell'avidità e la cultura dell'arricchimento inquina i comportamenti delle persone. Quindi questo desiderio anche di crescita, di diventare grandi, di fare fatturati, quindi farsi guidare nei comportamenti imprenditoriali dall'inseguimento del fatturato, ovviamente ha distorto molti dei comportamenti. Dall'altro canto, soprattutto nei casi più eclatanti, c'è stato il trattare come emergenza fenomeni come quello delle migrazioni di cui parlavate poco fa, insomma, come se fosse continuamente un'emergenza. E con la cultura dell'emergenza, subito l'introduzione di meccanismi di deroga che hanno utilizzato anche strumenti che dovevano servire ad affidare, per esempio, attività alle cooperative sociali, valorizzando l'interesse collettivo, in realtà sono stati travisati come strumenti per facilitare percorsi di tipo corruttivo. Quindi da un lato l'avidità delle persone, quindi comportamenti non coerenti sui quali bisogna vigilare e fare molta attività di educazione e di formazione dei cooperatori, dall'altro lato l'utilizzo strumentale di una cultura dell'emergenza da parte della pubblica amministrazione che non ha saputo costruire invece un legame costruttivo con questo tipo di imprese. Dall'assemblea a cui facevo riferimento prima, ad Assisi, no? È emerso anche la proposta di far sottoscrivere un codice etico alle cooperative sociali. Di che si tratta? Ah, è una cosa molto semplice, se vogliamo, uno dice ma come ci voleva così tanto, no? In realtà abbiamo individuato 9 temi sui quali chiedere che le cooperative siano particolarmente vigili e coerenti. Intanto la reale partecipazione dei soci, una cooperativa o è partecipata dai soci e dai soci che siano portatori di interesse diverso, quindi che ci siano i rappresentanti dei familiari, degli utenti, i portatori di interesse della comunità e siano consapevoli di far parte di una cooperativa. E poi le condizioni di trattamento dei lavoratori. Noi abbiamo scoperto che dentro il sistema appunto di Mafia Capitale ci sono cooperative che avevano il nome di cooperative, ma che avevano a capo uno che viene definito il re
di queste cooperative, che aveva stipendio pari a quello di dirigenti industria, quando i lavoratori invece hanno un contratto diverso. Questo è il tema della trasparenza, la dimensione dell'impresa, un'impresa che ha come obiettivo perseguire l'interesse della comunità, o ha una dimensione che le consente di avere una relazione autentica con la comunità, oppure se diventa un gigante con 40, 50, 100 milioni di euro di fatturato, migliaia di persone che lavorano magari su tutto il territorio nazionale, la domanda è: come fa a essere autenticamente in grado di promuovere la capacità di emancipazione delle persone? Quindi, insomma, nove punti che fanno parte di questo codice etico da sottoscrivere. Io le chiedo, perché poi in Parlamento è in discussione la riforma del terzo settore, certo. Le chiedo se in qualche modo rende meno facile quell'intreccio, la riforma rende meno facile l'intreccio che poi è anche un po' all'origine di Mafia Capitale. Attualmente non necessariamente, deve essere questa una grande occasione per fare chiarezza all'interno di tutto il terzo settore, perché il caso di Napoli ad esempio non coinvolgeva cooperative sociali ma in realtà un'associazione dal punto di vista della natura giuridica, quindi è importantissima l'occasione che abbiamo davanti con la riforma per realizzare quell'obiettivo che si proponeva il governo di separare il grano dall'olio, e cioè cosa è davvero terzo settore e che cosa vuol dire essere una organizzazione, un'impresa non lucrativa e di non profit per chi, verrebbe da chiedersi, no? E quindi questa deve essere la domanda che sta... Sentiamo che cosa ci arriva dai nostri telespettatori, che anche qui ci sono degli interventi. Sì, allora, intanto diamo uno sguardo a Repubblica.it, la notizia riguarda Mafia Capitale, si sono autosorospesi 3 consiglieri comunali di maggioranza, anche se il sindaco appunto dice non mi arrendo, è stata una scelta di Ferrari e D'Ausilio, entrambi del PD, tirati in ballo nelle intercettazioni ma non indagati, con loro anche Gian Santi che era capogruppo della lista Marino. Tutti e 3 quindi hanno scelto, anche se non sono indagati, di autosospendersi. E questi sono gli sviluppi, no? Della vicenda di cui abbiamo ampiamente parlato.